siamo pronti. Bimble, pronto. Martina! Eccolo qua, Raffaele. Anche mela cotta all'interno, spezie. Ecco qua. Il prodotto abbiamo messo un aglianico. Nicola, era un aglianico? No, questo era un... Era molto simile all'aglianico, che odore era quello, eh? Era un vino toscano. Mm. Il vino dimmi la qualità, com'è? La qualità non la devo dire io, la devono dire gli altri. Ma vedo che qualcuno è rimasto contento. Ah, quindi? C'è il dottore qua, puoi anche intervistare. Ah, dottore! Ne ho già mai intervistato un sacco di volte. No. Allora, buono, noi con prego. Peppe sono da prima della pandemia, prego, che non ripetevamo questa tradizione che nacque quando era presidente l'avvocato Ferrante e che si ripete da allora. I vini di quest'anno sono un DOCG toscano della Piana di Arezzo, e il bianco è un bianco campano, mi pare che sia Palanghina, non ricordo bene. Ah, quindi è messo rapporto 2-1 tra rosso e bianco. Quindi due di rosso e uno di bianco. Sì, per intenderci, 2 litri di rosso e uno di bianco. Questa è la sua ricetta. È la ricetta del Vin Brulé di Peppe del Giudice. Sì, sì. Il nostro. Questa è una ricetta che mi ha dato anni fa un vecchietto della provincia di Trento. Perché mi trovavo là che ho dei parenti. E ho conosciuto questo signore che ero incuriosito, che non l'aveva mai vista questa cosa, e lui mi diede la ricetta, e noi sono ormai 12-13 anni che la ripetiamo in questa giornata con la Proloco, quindi sono 12 anni sì, saranno sì, 12 anni solo, sì, sono 12 anni, sì.